Si sta abbattendo una tempesta al Nino Lombardo Angotta, fortunatamente Genesio è riuscito a riscaldare i cuori dei tifosi azzurri con questa vittoria al photo finish praticamente, Presidente. Sì, onestamente è stata una partita difficile, ce ne siamo accorti dall'inizio, insomma questa è una squadra ostica, una squadra anche anziana dal punto di vista anagrafico, quindi ben preparata e ben strutturata, però con questo Marsala mi sento di dire che non c'è storia per nessuno, quindi purtroppo ancora una volta il campo ci crea non pochi problemi, chi deve fare la partita con questo campo insomma è come se ne fa due, però non fa nulla, oggi festeggiamo, ci sono ancora i battiti fortissimi, quindi godiamoci tutti questa vittoria, no? Festeggiamo tra presente e passato, perché Salvatore Lopresti, che è diciamo, il decano del giornalismo marsalese, le invia il suo famosissimo libro Azzurro come Marsala 100, uscito qualche anno fa, che racconta il Marsala in più di 100 anni di storia. Sì, io ringrazio pubblicamente lui, ringrazio te ovviamente di esserti fatto anche promotore di questo tramite e della tua estrema disponibilità. Io spero onestamente di poter scrivere anche noi poi tra un po' qualche pagina sulla seconda edizione di questo libro, quindi ce la stiamo mettendo tutta e veramente grazie di cuore a tutti, perché oggi anche vedere il pubblico, vedere le esternazioni, non ho mai visto negli ultimi minuti nessuno andar via, ci abbiamo creduto tutti fino alla fine, ci siamo riusciti. Grazie Presidente. Grazie a voi sempre, buona serata, grazie.